Ed ora ci colleghiamo con Nicola Pellicani, che lo vedo sullo schermo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Dunque, iniziamo proprio da questo vademecum, che non so se avrà sentito, del governatore con tutta una serie di punti su cosa si potrà e che cosa non si potrà fare dalla giornata di domani. Beh, certo, domani è il gran giorno, ci sono 1.200.000 lavoratori del Veneto che si rimetteranno in moto e quindi sarà una prova molto importante. Dovremo vedere soprattutto la prova della mobilità, di come questi lavoratori arriveranno sui posti di lavoro e come sarà organizzato il lavoro nelle rispettive aziende. È un momento molto importante che è la prima fase per valutare l'uscita dall'emergenza vera e propria, sapendo che dovremmo sempre tenere d'occhio e controllare l'andamento epidemiologico, perché attualmente nel Veneto mi sembra che l'indice di contagio sia allo 0,3%, quindi molto un dato buono, però con l'aumento delle persone in circolazione è chiaro che ci potrebbe essere un nuovo aumento dei contagi. Ecco, bisogna che i comportamenti, gli stili di vita di tutti noi che sappiamo dovranno essere adeguati alla situazione. Ecco, le prossime 2 settimane saranno veramente una prova fondamentale per capire che cosa accadrà poi nel futuro. Saranno fondamentali, dobbiamo anche capire, io spero che si possa anche anticipare alcune aperture, penso alle giuste esigenze dei commercianti e tante altre attività che giustamente chiedono di aprire, di riprendere nella sicurezza la vita, non dico di tutti i giorni come eravamo abituati, però riprendere un ritmo che consenta anche all'economia di rimettersi in moto. Sarà molto dura, sappiamo che ci aspettano mesi difficili, ma dobbiamo il più possibile lavorare e credo che su questo il comportamento individuale di ciascuno di noi sarà fondamentale per sapere come andrà nelle prossime settimane. Ecco, oggi, scusi, oggi proprio con il Nel sole. frattempo il governo sta facendo la sua parte, sappiamo insomma le misure che sono già state introdotte e è in arrivo il nuovo decreto che stanzierà 55 miliardi, che è una cifra enorme. Certo, i problemi sono tantissimi, ma che consentirà, io spero, di far fronte all'emergenza quantomeno dei primi tempi. Ecco, lei prima accennava ai commercianti, agli artigiani. Abbiamo visto che in tutta la regione ci sono state manifestazioni, flash mob, iniziative oggi, Treviso, Verona, insomma un po' dappertutto, e chiedono di lavorare. Secondo lei si potrà riaprire prima del 1° giugno? Ci sarà uno spiraglio? Io spero proprio di sì, che appunto sempre sulla base dell'andamento epidemiologico sia possibile aprire prima. Al momento sarà possibile appunto far servizio d'asporto, ma io spero che quanto prima sia possibile aprire certo nella sicurezza, perché al primo posto, questo lo sappiamo, in queste settimane, in questi 2 mesi ci siamo tutti comportati in modo esemplare, viene la salute, perché non possiamo permetterci di tornare indietro di un mese e mezzo nel pieno dell'epidemia. Ecco, noi abbiamo sentito oggi, abbiamo intervistato alcuni commercianti, ci dicevano, insomma, che sono gli ultimi, poi che probabilmente riapriranno, ci dicevano a noi serve anche della liquidità, noi sicuramente faremo fatica a ripartire e soprattutto, dice, mancano delle linee guida, cioè riapriamo come? Manca proprio una linea guida per capire che cosa fare, come riaprire, a parte mascherine e guanti, che quelli ormai si sa, insomma. C'è un problema al collegamento? Cosa Ecco. migliore, però è come? Ecco, no, scusi perché si era un No, po' dicevo la cosa. interrotto. Adesso la sento. Ecco, no, dicevo la cosa migliore è che le categorie, come è stato fatto per quelle che riaprono, che ripartono domani mattina, è che si ascoltare le categorie, chi vive sul campo, quindi i commercianti, il governo sta già incontrando le categorie per capire quale sarà il metodo più sicuro
per riaprire, ma l'importante è cercare di riaprire il prima possibile. Io sono perfettamente d'accordo con loro, certo, sapendo che al primo posto dobbiamo garantire la sicurezza di tutti noi. Penso anche al turismo, penso alle spiagge che dal 1º giugno io spero che anche gli stabilimenti balneari possano cominciare ad aprire. Anche con loro sono in corso confronti per capire quale sarà il metodo più sicuro per poter riaprire. Certo, non sarà la stagione dello scorso anno e dell'anno precedente ancora, questo lo sappiamo, però dobbiamo garantire a tutti la possibilità di rimettersi in moto e di tornare a lavorare. Questo è fondamentale, altrimenti nessuno potrà far fronte, nessun governo potrà far fronte alla crisi che si determina se non si mette in moto, se non si mette in moto l'economia. Ovviamente quello che mancherà adesso per quanto riguarda il turismo è il turismo estero. Quello è un grande problema che riguarderà, penso in particolare alla mia Venezia, che la maggior parte era di turisti stranieri che arrivavano in aereo, per cui quello sarà veramente Venezia il cuore della crisi. Su questo anche sarà necessario, e questo è già in arrivo, un piano d'emergenza per il turismo che deve riguardare tutta la filiera del turismo, ovvero non parliamo solamente di alberghi, di ristorazione, ma dobbiamo parlare di guida turistica, dobbiamo parlare di tutti quelli che svolgono servizi legati al turismo, legati alla filiera degli alberghi. Penso a chi fornisce la biancheria, penso agli stagionali degli stessi aeroporti, agli stagionali che lavorano al porto. Io penso che dovremmo pensare a tutta queste migliaia di persone e di famiglie che si trovano improvvisamente senza lavoro, e che i tempi saranno oggettivamente lunghi, perché non possiamo dire oggi quando riprenderà il turismo, e dovrà essere anche un'occasione, a mio modo di vedere, per ripensare un po' Venezia, che su questo ripensare, rifinanziare la legge speciale per Venezia significherà anche far fronte all'emergenza del coronavirus. Ecco, lei diceva appunto adesso ripensare Venezia. Come? Beh, innanzitutto sapendo che lo sapevamo già che il turismo, c'era la monocultura turistica a Venezia, ma con lo svuotamento di queste settimane abbiamo avuto la prova proprio plastica di com'è la città senza il turismo, ovvero è priva di qualsiasi altra economia alternativa, e quindi dobbiamo puntare, investire su questo. Servirà un sostegno forte dello Stato. Io credo che appunto attraverso innanzitutto la legge speciale, rifinanziandola adeguatamente sul fronte della cultura, sul fronte del commercio, sul fronte di tutte quelle attività innovative che possono essere rappresentare il futuro della città. Io non vedo alternative su questo. Certo, facendo fronte e investendo sul turismo anche, che resterà comunque sempre la nostra prima attività economica. Oggi abbiamo sentito anche, insomma, un appello, volevo dire questo, del vescovo di Treviso che parla di un aumento della soglia della povertà. Questi 2 mesi hanno veramente creato un problema a tantissime famiglie. Problemi grossissimi, tutte quelle famiglie che citavo prima, che sono legate appunto a lavori stagionali, rientrano poi, allargano questo campo di nuove povertà, che già nel nostro paese erano calcolate in circa 9 milioni, di cui 5 milioni di veri poveri, che non arrivano proprio a mettere insieme il pranzo con la cena. Per cui io penso che questo tema dovrà essere affrontato innanzitutto col reddito di emergenza, che già sarà varato al più presto, incrementando il reddito di cittadinanza e cercando anche di fare un nuovo, come dire, censimento di tutte quelle che sono le fasce a cui bisogna dare risposta immediatamente, altrimenti il tema delle disuguaglianze nel nostro paese diventerà
non più sostenibile. Un'Italia diversa rispetto a 2 mesi fa, sicuramente. Ma certo, un'Italia diversa che però con un sostegno forte da parte del governo, da parte dell'Europa, che non dimentichiamoci, sta facendo la sua parte finora. Adesso speriamo appunto che riesca a mettersi in moto il fondo comune per finanziare tutti i paesi in difficoltà, a partire appunto dall'Italia, dalla Spagna, i paesi che anche hanno più problemi da questo punto di vista. Con il Recovery Fund io penso che possa essere un sostegno ulteriore. Faccio dire l'ultima cosa sulla città di Venezia, che certo fondamentale per la città sarà investire nella direzione in cui ho detto, nel centro storico, ma per ripartire è ovvio che noi dobbiamo pensare anche a favorire e incrementare le attività del porto, della logistica di Porto Marghera, perché tutta la città insieme possa rialzarsi da questo momento di grande difficoltà come non ha mai vissuto dal dopoguerra in poi. Senta, oggi poi è stata una giornata di sole, il giorno prima del termine del lockdown e tante persone hanno ripopolato le piazze. Abbiamo visto però purtroppo ancora, la gente non ha proprio capito benissimo, molti con la mascherina, però ce ne sono stati alcuni che hanno continuato a girare senza i dispositivi, insomma, obbligatori. Eh beh, certo, questo bisognerà intanto garantire che le mascherine siano disponibili appunto a un prezzo calmierato come è stato deciso e che ci sia un numero adeguato di mascherine, di guanti, di tutto ciò che serve. Dopodiché, io credo che chiaro, le persone hanno giustamente voglia di uscire, però io ho anche visto tante persone che si muovono nel modo corretto, adeguato, rispettando le distanze e indossando appunto le mascherine. Un po' alla volta io penso che questo nuovo stile di vita sarà diffusissimo, io penso insomma nelle nostre città del Veneto sicuramente, anche perché finora c'è stato, come dicevo prima, un comportamento esemplare da parte di tutti. Ecco, proprio lei prima diceva delle mascherine, è arrivata adesso la notizia che l'accordo che in poche ore dice, abbiamo siglato, dice il commissario Domenico Arcuri, è una bella pagina nella gestione di questa drammatica emergenza. Ringrazio Confcommercio, Federdistribuzioni e Conad per la disponibilità e il senso di responsabilità verso il paese che hanno concretamente dimostrato. Quindi mascherine a 50 centesimi in 100.000 punti vendita. E questa era una delle richieste dei cittadini perché chiamavano qui redazione dicendoci appunto che purtroppo le mascherine costavano tanto e come ben sappiamo molte persone non potevano permettersi di comprarne anche Mettersi. più volte, insomma. Dovremmo infatti garantire appunto che siano a prezzo calmierato a 50 centesimi come stabilito e poi che ci siano anche i comuni e la protezione civile che sia fornita adeguatamente di mascherine per tutte quelle persone che comunque non possono far fronte neanche a questa cifra, anche perché sappiamo che vanno cambiate le mascherine. Le mascherine non è che possono durare settimane, no? Le mascherine Certo. dovremmo abituarci anche ad averne un congruo numero per cambiarle e sostituirle, perché altrimenti non hanno effetto. E come lei ha detto, purtroppo il periodo non sarà così breve, quindi dovremo averne veramente una scorta a casa. Beh, adesso è difficile dire quanto durerà. Vediamo intanto la fase 2, appunto, vediamo queste prime 2 settimane come andranno e poi si farà un primo bilancio insieme ovviamente agli scienziati, come sempre ha fatto il governo fino adesso e anche la regione. Io penso che su questo dovremmo anche avere un atteggiamento politico in questa fase. E le forze politiche dovrebbero collaborare, non solo le istituzioni, ma anche le forze politiche, per affrontare insieme questo momento di emergenza per il nostro paese. Poi avremo tempo, quando arriveranno le elezioni nel prossimo autunno, di dividerci, di fare le campagne elettorali come abbiamo sempre fatto. Ma in questo momento dovrebbe esserci davvero
la massima collaborazione da parte di tutti. La ringrazio, grazie davvero per essere Grazie, stato con noi. grazie a voi. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Dunque, l'avete sentita, questa è stata anche la giornata.